Benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video recensione. Vi svelo un segreto, ragazzi. Oggi è il 1° maggio e questa recensione uscirà solamente tra una settimana in concomitanza con l'uscita di questo libro che ho appena finito di leggere. Ho deciso di fare subito la recensione proprio appena finito di leggere il libro perché penso di poter spiegare al meglio le emozioni che mi hanno portato assolutamente ad amare questo libro. Sto parlando di Papillon, la casa dei giocattoli di Roberta Fierro. Di cosa parla questo libro? Allora, è un urban fantasy e parla di questo negozio di giocattoli che è aperto da qualche settimana nella città di Seattle e dove la proprietaria è una certa Madame Dahlia. Abbiamo poi una ragazza che si chiama Madison che comincerà a lavorare in questo negozio e abbiamo poi il personaggio di Julian che è un reporter e che si metterà a cercare delle prove che colleghino tutti i vari, tutte le varie scomparse misteriose di ragazze che si sono effettuate nelle ultime appunto settimane. Questa è un po' la trama di Papillon. Ora, perché mi è piaciuto, perché non mi è piaciuto? Solito. Parto col dire che mi è piaciuto davvero tantissimo. È un libro che ho apprezzato dalla prima pagina all'ultima. Quando i due protagonisti si incontrano avviene tramite un incidente ed è come se tramite quell'incidente anche noi entrassimo all'interno del libro, nel senso che quando i due si scontrano il libro si scontra con il lettore e da quel momento, ragazzi, non riuscite più a lasciarlo andare, ve lo assicuro. Non è uno di quei soliti romanzi fantasy a cui siamo magari abituati o comunque a cui veniamo portati a pensare quando parliamo appunto di fantasy. Non abbiamo dei mondi stregati, non abbiamo creature mostruose, non abbiamo vampiri e licantropi. Questa è una cittadina normalissima in cui avvengono delle cose strane e noi siamo appunto portati a leggere il libro per capire che cosa c'è dietro queste misteriose sparizioni. Quello che mi è piaciuto tantissimo del libro sono anche i temi che vengono proposti. Sono dei temi secondo me molto importanti con cui io mi ci ritrovo in pieno, forse anche per quello che l'ho veramente apprezzato. Come ad esempio la figura principale del bambino. Essendo ovviamente adattato tutto a un negozio di giocattoli, possiamo dire che le persone principali del negozio sono i bambini, no? E quindi questo ci fa riflettere sul fatto che comunque, soprattutto adesso che ha avuto, come dicevo già in un altro video se non sbaglio, come ha avuto avvento la tecnologia, i bambini non sono più portati a fare dei giochi che erano invece portati a fare bambini di, diciamo, anche solo una generazione indietro, come magari io stessa che scendevo in condominio a giocare a nascondino con i miei amichetti. No, adesso si preferisce, diciamo, stare a casa a giocare alla Play, giocare a Nintendo, comunque tutte quelle cose che forse allontanano il bambino dagli altri bambini, dagli altri amici. Invece all'interno di questo negozio di giocattoli vediamo ancora i giocattoli come quelli di una volta, ad esempio mi viene da pensare le bambole. Quante di voi ragazze che state guardando il video non avete giocato con una bambola quando eravate piccole? Penso nessuna. La bambola poi era uno strumento che creava, secondo me, anche fantasia all'interno del bambino, perché dai, la facevi muovere, chiamavo il nonno dicendo di muovere anche lui la sua bambola e quindi avevamo dei dialoghi, cioè comunque era una cosa che stuzzicava la fantasia, quello che secondo me all'interno delle nuove generazioni forse un pochino manca. Abbiamo poi anche la figura di crescita all'interno del libro, abbiamo i protagonisti che può essere ad esempio Madison di cui abbiamo parlato all'inizio, che all'inizio è una ragazza timida con qualche magari insicurezza, poi durante il libro andando avanti l'avventura anche Madison stessa cresce e anche questo secondo me è un punto che mi è piaciuto tantissimo all'interno del libro. Ci sono poi vari spunti anche del passato, anche dei periodi storici che mi hanno fatto riflettere, che mi sono piaciuti anche quelli molto, però ovviamente non voglio dirvi perché non voglio togliervi come al solito la sorpresa quando leggerete il libro. Sappiate comunque che questo penso non sia un genere fantasy da leggere così. È un libro secondo me che va letto accuratamente perché, ripeto, presenta dei temi molto importanti e che vale la pena analizzarli al 100%. Appunto questa immagine del bambino come al centro di tutto, ripeto, non è un tema secondo me da banalizzare, anzi è un tema assolutamente importante, assolutamente attuale e quindi, ripeto,
chi vuole intraprendere l'impresa di leggere questo libro che vi assicuro vi emozionerà tantissimo, perché a me mi ha emozionato parecchio, ve lo giuro, sappia che comunque dovrà leggerlo con una certa nota critica. Non è un libro, ripeto, che va letto sfogliato, magari, che ne so, mentre stai a prendere il sole, quindi con una certa, diciamo, leggerezza. Ecco, non è un libro da affrontare con leggerezza. È un libro che comunque rappresenta delle tematiche molto importanti e che vanno lette tantissimo e attentamente. Io con questo ho detto tutto. Ora non devo spostarmi perché sennò non vedete più niente dalla finestra che c'è fuori. Ve lo faccio rivedere, ragazzi. Eccolo qua. Il libro è questo. Il mio giudizio non può essere che 5 su 5, mi è proprio piaciuto tantissimo perché mescola dei fatti di attualità, dei fatti storici, dei fatti fantastici, e tutto il connubio che ne viene creato è veramente perfetto, anche le descrizioni accurate del negozio, cioè tu praticamente mentre lo leggi sembra che allungando la mano vuoi prendere uno dei giocattoli che viene descritto nel libro. È fantastico, veramente fantastico. Questo libro è uscito l'8 maggio, quindi mi raccomando, correte a prenderlo perché sono sicura che ne varrà la pena, ragazzi. Come al solito, se vi è piaciuto il video lasciate il mi piace, iscrivetevi a tutti i canali che ci sono qua sotto. Se l'avete letto o avete intenzione di leggerlo, fatemelo sapere poi nei commenti qua sotto. Ciao ragazzi!